Gentili web spettatori, siamo con il sindaco di Caivano, Simone Monopoli. Abbiamo l'occasione di ospitarla per questa intervista e sindaco, è ufficiale, Caivano ospiterà ancora per il terzo anno consecutivo una rassegna sportiva di rilievo nazionale, il Giro della Campania in rosa. Quanto è importante per questa città? Che ricordiamo benissimo, ospita questa manifestazione, la Coppa Caivano, che è una delle più antiche d'Italia. Sì, diciamo che Caivano, come giustamente ricordava lei, ha una grossa tradizione per quanto riguarda gli appassionati di ciclismo, per cui l'amministrazione ovviamente è ben contenta e felice di poter sostenere questo tipo di manifestazioni ed eventi. E questa in particolare è il terzo anno che si svolge l'ultima tappa del Giro in Rosa della Campania e siamo contenti e felici che abbiano ancora una volta gli organizzatori deciso che l'ultima tappa, quindi quella di chiusura, la più importante, si debba svolgere a Caivano. Saremo ovviamente presenti e contenti di partecipare sia all'organizzazione che sostenere gli organizzatori stessi. Restando in tema, quanto è importante poter far ritornare questa terra ad essere Campania Felix, così come era riconosciuta in passato, perché questa è una terra che diciamo, vive di difficoltà, però offre anche tante risorse. Sì, diciamo che questo tipo di eventi sicuramente servono soprattutto per cercare di far dimenticare un pochino quelle che sono le criticità del nostro territorio, ma io credo che più che dimenticare devono focalizzare l'attenzione degli enti superiori su quelle che sono appunto le criticità del nostro territorio. Il ciclismo, lo sport in generale, serve per focalizzare appunto l'attenzione di chi è preposto a cercare di risolvere le problematiche di un territorio. Quindi questo Giro in Rosa io credo che porterà nel nostro paese non solo delle diciamo positività da un punto di vista sportivo, ma io credo che porterà anche l'attenzione dei media e quindi l'attenzione degli organi superiori, soprattutto la provincia e la regione, che in un certo modo credo dovranno prima o poi dedicarsi a Caivano in maniera, io credo, un poco più concreta. Questa è una vetrina nazionale, come abbiamo sottolineato già in precedenza. E lei che è anche medico dello sport, questo trampolino di lancio, quanto conta per avvicinare i giovani, diciamo, i meno esperti, i ragazzi, alle discipline sportive? Quanto è importante questo? No, tutte le discipline sportive sono importanti, io credo che i giovani, soprattutto nel sud, devono essere incentivati a praticare un'attività sportiva, qualsiasi essa sia, soprattutto da un punto di vista di prevenzione per le malattie cardiovascolari e, come si diceva una volta, mens sana in corpore sano, quindi è chiaro che lo sviluppo psicofisico di un individuo, soprattutto in età adolescenziale, si giova in maniera determinante dell'attività sportiva, non solo perché lo sport aiuta a sviluppare in maniera armonica il fisico, ma anche perché ci aiuta a capire quali sono e soprattutto a interpretare quali sono le regole di quell'attività sportiva e ci aiuta soprattutto a rispettare le regole. Questa è una cosa fondamentale. Rispettare le regole dello sport ci aiuta a rispettare anche le regole della convivenza civile e quindi di tutti i giorni. Infine, non posso esimermi da farle una domanda prettamente di natura politica. Questa amministrazione, guidata da lei da circa un anno e mezzo, quali azioni sta ponendo in essere per migliorare, l'azione amministrativa del territorio? Allora, lei come ben sa, noi siamo in carica da un anno e mezzo e il 26 giugno del 2016, quindi meno di un anno fa, siamo stati costretti a dichiarare il dissesto finanziario per i debiti che avevano contratto le passate amministrazioni, cioè chi ci aveva preceduto. Questo dissesto finanziario è chiaro che ha condizionato molto la nostra attività amministrativa, per cui noi in questa fase abbiamo focalizzato la nostra attenzione per cercare di produrre un bilancio stabilmente riequilibrato, cioè un bilancio che potesse risanare le casse del nostro comune che sono non solo vuote ma piene di buche,
come quelle che troviamo per strada e che stiamo da qualche giorno cercando di ricoprire. Nonostante tutto siamo riusciti a garantire i servizi minimi, come per esempio il trasporto per gli alunni diversamente abili, la mensa a costo zero per l'ente. Siamo riusciti anche a racimolare un piccolo tesoretto, risparmiando per esempio per quanto riguarda l'ufficio legale sulle cause, sull'affidamento delle cause agli avvocati. Stiamo affidando le cause ai dipendenti comunali, abbiamo fatto delle gare importanti, soprattutto quella del canile, quella della pulizia per i locali del comune, quella per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, che ci hanno consentito di risparmiare molte centinaia di migliaia di euro che ovviamente dovranno servire a ripianare, a risanare il debito contratto da purtroppo chi ha gestito in maniera scellerata le casse del nostro comune e ci ha costretto purtroppo ad una gestione estremamente spartana delle casse comunali, per cui i nostri concittadini devono purtroppo, nostro malgrado, subire dei disagi che non dipendono certamente da noi. In ultimo, un suo saluto e un augurio per tutti i caivanesi. Io credo che i caivanesi debbano avere fiducia, come ce l'ho io, in questa amministrazione, perché quello che posso garantire loro è che questa amministrazione, la giunta comunale e tutti i consiglieri che sostengono questa maggioranza stanno lavorando solo ed esclusivamente per garantire un futuro migliore alla nostra comunità e ai nostri figli. Vi posso garantire che l'unica nostra sforzo, l'unica nostra intenzione è quella di garantire un futuro migliore a questo purtroppo martoriato paese. Grazie al primo cittadino di Caivano, Simone Monopoli, e la invitiamo a seguirci sui nostri media e sul web. Senz'altro.